io non mi sento tranquillo, io non mi sento più, intanto sono osservato e spiato, è bene che si sappia, io mi sento controllato, io mi sento quotidianamente sotto controllo e non mi sento sereno. Io queste cose le dico pubblicamente, io non so se vi capita pure a voi. Allora, e poi dobbiamo fare qua, questi qua, questa diffamazione che oggi è partita in modo così pesante nei confronti dei sindaci che difendono il sistema pubblico e che difendono, diciamo, le istituzioni che rappresentano. Qua noi dobbiamo reagire in modo molto decisi e netti. Decisi e netti. Non possiamo consentire a nessuno, tantomeno a chi ha fatto. Alcune cose non le possiamo nemmeno dire, cioè, a chi si comporta in un certo modo, perché poi piano piano poi ci arriviamo, poi ci arriviamo. Però questo qua è caro Filippo, i sindaci tutti quanti dobbiamo scegliere un avvocato, gli dobbiamo dare questo, perché l'abbiego sta tutta qui, agli sindaci va a pagare questa offesa e questa ingiuria, l'abbiego si deve mettere le mani in tasca e le deve pagare. Io queste cose non me le faccio dire, perché io sto difendendo la mia comunità e il territorio, punto. Sto difendendo un sistema pubblico che ha buchi da tutte le parti, e nei quali buchi passano a fiumi i danari che non si sa da dove vengono e non si sa da dove vanno. E allora io questa mia onorabilità e questa mia dignità non sono disposto a metterla a soldo di nessuno, quindi io mi devo difendere, io mi meraviglio e devo dire che Mario Salvata ha avuto un grande comportamento istituzionale, però è pacifico che io domani non mi siederò a nessun tavolo se ci dovessero essere rappresentanti che hanno scritto all'indirizzo mio e dei colleghi queste cose. Il tavolo deve essere un tavolo istituzionale. Adesso dobbiamo cominciare a distinguere chi si interessa delle questioni pubbliche e chi invece legittimamente persegue questioni private. Punto e basta. Punto e basta, perché sennò quando veramente questa cosa riesce, finisce per andare in un verso. Questa è una reazione scomposta alla posizione chiara che è stata assunta in prefettura. Oggi c'è stata una posizione chiara, questo è il ricatto al quale siamo sottoposti, caro assessore. Questo è il ricatto al quale siamo sottoposti. Questi qua sono, questo è un tentativo di estorsione. Si chiama per il codice penale, e voi lo sapete meglio di me che siete avvocati come me, non mi possono dire nel momento in cui io faccio il sindaco e difendo un diritto pubblico che io mi estorsi il fatto di 200 dipendenti, di 50 dipendenti. Questa si chiama estorsione, questa si chiama estorsione, e